Il momento è sicuramente delicato. Dobbiamo essere sinceri che comunque sia, dobbiamo renderci conto che il prima possibile che la questione è seria, non è drammatica, non bisogna sicuramente fare disfattismo in alcun modo. Però prima ci rendiamo conto che comunque sia le cose sono serie e secondo me meglio è. Però io dico anche che le attenuanti ci sono. Due partite in Serie B ce le ho e io credo che questa squadra ha sicuramente un ottimo valore. Di certo, come hanno detto anche Paolo, gli infortuni, non sono un attenuante, non è una scusante, è vero, però anche gli infortuni, tutti nello stesso ruolo, sembra che poi la programmazione del mercato sia stata fatta così. Un po' approssimativa. Approssimativa, ma così non è, perché se ti si fanno male contemporaneamente, se Terre e Asensio, poi ci metti Bocic e ti devi inventare un attacco. Non voglio dire che siamo qua per le scusanti, la cosa l'ho detto prima, l'ultima cosa che voglio, però bisogna anche analizzare e contestualizzare le cose. Io credo che nelle ultime partite l'atteggiamento sia stato quello giusto, Parli delle ultime due, le se ultime due vogliamo in parte partite. anche a Lecce. Sì, però soprattutto le Le ultime ultime due. due, credo che l'atteggiamento della squadra sia stato più compatto, l'approccio alla gara sia stato quello giusto. Io credo che da Pordenone in poi inizia un altro campionato. Come ho detto prima, abbiamo incontrato le prime sette, l'unica che abbiamo incontrato è la Regina che sta sotto, ma a queste sette. Ma comunque sia veniva da un precampionato ben più ampio del nostro, perché dobbiamo sempre ricordare anche questo, che abbiamo finito il 14 di agosto e poi prima del 1° di settembre non siamo riusciti ad Però avere Andrea, un organico dobbiamo a cercare pieno. alibi, sono dei fatti No, sono fatti, sicuramente. io voglio dire quelli che sono i fatti senza nascondere, Certo, come ho detto anche finora, che ci certo. sono sicuramente delle colpe. Andiamo in